Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi torniamo alle prese con l'RPG Open World con ambientazione medievale fantasy di Shiro Games, ovvero War Tales. Allora, avevamo appena finito la missione dei pastori. Cosa si è sbloccato qui? Il capo dei rifugiati ha avuto notizia delle tue azioni e vorrebbe incontrarti nel paradiso. Qua giù abbiamo un sacco di missioni da fare qui. Questo è il capo delle guardie, e qui ci sono i ratti. E quindi dicevo, abbiamo finito la missione questa dei rifugiati che avevano occupato la fattoria abbandonata di Wilborn lì del pescatore. Lo abbiamo corrotto con 100 monete d'oro. Questa vuole 100 pezzi di legno per darci la ricetta dello stufato di Monton. Ok, 10 pezzi di legno. E adesso dobbiamo andare a completare le altre missioni. Tra l'altro tra un po' sarà ora di dormire. Qui c'è qualcosa, guarda un po'. Andiamo a vedere. Oh, della carnina così, della selvaggina. E vediamo un po' oggi dove ci porteranno le nostre avventure. Possiamo cucinare qualcosa? Lo dubito, perché non mi pare che abbiamo trovato nuove ricette. Allora, 2, 3, 4, 5, ok. Dormite allegramente. Ah, uno dei tuoi compagni è diventato... I tuoi compagni sono saliti d'esperienza e adesso puoi nominare uno di loro comandante, capitano. Beh, io direi Trifry, che c'ha pure la mazzettina. Yes, abbiamo sbloccato questo. Galvanizza le truppe, ottieni un punto valore temporale per ogni alleato nell'area. Ok, capitano Trifry, mi raccomando, eh. Allora, qui che c'era? Qui c'è questa missione e c'è anche questa. Allora direi, andiamo a vedere un po' cosa vuole il capo dei rifugiati. Qui tra l'altro è dove c'è il vecchio faro, vero? Sì, eccolo lì. Qui c'è il signor Lund, che sarà sicuramente un boss da eliminare. Perché se guardiamo qui, c'è qualche elite killer. 5 campioni uccisi, quindi probabilmente Lund è uno di loro. Nel frattempo la musichina è risparita. Non so perché ogni tanto sparisca. Oh, ci ha preso la neve. Questo, no? Il paradiso. È tornata la musichina a farci compagnia, anche perché sennò... Vediamo un po'. E quanti? Oh, mercenari! Proprio il momento giusto. Benvenuti al paradiso. Il mio nome è Fergas. E sono un ex signore di Cortia. E ora sono il capo dei rifugiati. Come avrete scoperto, i locali non sono esattamente felici di averci tra i piedi. Quindi ho deciso di muovere la nostra gente su queste montagne fredde ed isolate. Ma a quanto pare ciò non è comunque abbastanza. Per Lady Maiores di Stormcap. Prendi per esempio il nostro accampamento di taglialegna.
Abbiamo bisogno di legna per fortificare le nostre case e sopravvivere ai mesi invernali, ma i contadini locali ci hanno dato, non è che ci hanno assaltato, ci hanno dato il filo da torcere fin troppo. Temo il peggio, non abbiamo notizie dei nostri taglialegna. Eccola là, l'hanno uccisi, speriamo di no. Questa è la ragione della tua presenza qui. Questa situazione è fin troppo pericolosa per i contadini che ho qui. Ho bisogno di mercenari che vadano a scoprire cosa sia successo ai nostri uomini. Ok, se accettiamo più 20 di legno, ok, così poi 10 lo diamo alla signora là sotto, più 20 di prestigio e più 20 di progresso di storia nella regione. Ok. Grazie, Italia Legna sono proprio poco a nord da qui. Ok, questa ci dà qualcosa? No, però le possiamo vendere, ma non abbiamo niente da vendere. Questa signora e anche questa signora, no, continua a spingere maiuscolo sperando che corrano, ma non abbiamo ancora la corsa. Qui ci sono dei lupi, ma io andrei a controllare prima che diavolo sia successo a questi qua. Dobbiamo andare a sinistra. C'è del ferro che prenderei, già che ci siamo. Ok, tre pezzetti. C'è anche un'altra torre. Non sarebbe male, però prima andiamo a vedere. Eccolo qui. Oh no, 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 lupi no, lupi no! Che bill. Vattene, vattene. Ok. Devo andare a fare la missione prima. Ecco, attacca quelli nella torre. Anche perché sono rossi, tra l'altro. Quindi, secondo me, ci farebbero male. Oh, abbiamo un punto conoscenza. Speriamo che questi non si attivino. Ok. Sono rimasti solo due. Ah? Huh? Il capo è preoccupato per noi? Beh, va bene ad esserlo. I locali stanno diventando più vendicativi ogni minuto che passa. Non fanno altro che molestarci. E noi non abbiamo abbastanza uomini per mandare un messaggio al nostro capo. Che? Attento! I contadini sono tornati! Tu, mercenario, dato che il capo ti ha mandato, sbrigati e dacci una mano contro i contadini. Ok, dove stanno i contadini? Qui. Oh, e qui c'è una meccanica carina, dopo questo discorso. Che volete adesso? Non avete niente di meglio da fare che dar fastidio a noi rifugiati? Anche se tu fossi lo stesso Edor, non potresti tagliare quegli alberi. Che vuol dire? Che ti importa a te se tagliamo qualche albero? La foresta del Monte Altis è sacra. Appartiene ai Tuls sin dall'alba dei tempi. Se date fastidio alla piccola gente, loro per vendetta attaccheranno tutti gli abitati circostanti, inclusi voi e il vostro paradiso. Non essere assurdo. I Tuls non neanche esistono. Sono solo racconti fantastici. Non ci congeleremo solo per stare a sentire qualche favoletta. Come ti permetti? Nel nome dell'occhio. Dice vai e dia le tue allucinazioni di andarsene. Ci sono alberi per tutti in questa contea. Mercenari, avete sentito? Diteci il vostro prezzo e aiutateci a punire quei blasfemi. I Tuls saranno
Grati. E adesso possiamo scegliere, questa diceva la meccanica interessante, perché quando ci sono questi combattimenti possiamo scegliere che fazione appoggiare. Allora, o per esempio i rifugiati doriani o i difensori di Tiul. Questi, se attacco loro, ottengo i 20 di legno, se attacco questo, ottengo i fagioli. Questi, grazie. Anche perché lasciategli dagli un po' di legno e devono morire di freddo, poracci. Mamma mia, che gentaccia. Allora. Questa cosa non mi piace per niente. Allora, io direi che possiamo fare così. Qui dobbiamo metterci comunque qualcuno. A proteggerli. Allora, possiamo fare così. Iniziare con lui. Questo qual è? E questo signore qual è? C'è qualcun altro? E non me lo segna. Quindi è nascosto, non lo vediamo. Io direi, iniziamo con lui, vai qua. Ah, ecco, vedi, eccolo qui, appoppato. Questo non sarebbe male. Tiè. Martellata. Ottimo. Il capitano Trifry. Mi ha ottenuto un punto temporale. So qui quello che a me dà rogna è che c'è quella trappola. Ok, schivata. Spadata. Non vedo l'ora di trovare la spada a due mani potenziata per lei. Così farà una quantità di danno impressionante. Allora, vediamo un po'. Tu potresti andare ad attaccare questo alle spalle. Vai. Ottimo. Oh, adesso cerca di beccarlo, eh? No, ma che schifo! Ma che schifo, guarda. Ecco, bravo, dritto nella trappola. Abbiamo beccato il nostro invece che l'altro. Questo dove va? No, 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 tu sta fermo, non fa più niente, facciamo fare a loro. Ok. No, no, scappare dove? Ehi, a che pensate di poter fare come vi pare? Prendi uno. Uno solo. Aia, martellata. Uh, 22 di danno, tiè. Grazie, eh. Grazie. Ha un'armatura. Cos'è questa cosa verde? Più 14 di armatura, più 2 di movimento. Non so cosa sia quel coso verde. Ripara tutte, sì. Mamma mia. Ah, tutte queste storie riguardo ai Tules mi faranno impazzire. Era tempo che qualcuno facesse ragionare quei contadini. Eccoti la tua ricompensa. Faremo in modo che il capo sappia che, del tuo aiuto. Grazie. Oh, vedi? E qui adesso appare che abbiamo aiutato nuovamente i rifugiati. Qui non mi potete dire nient'altro. Tu, la FIA. Niente. Non posso prendere il legno.
Allora, qui adesso abbiamo questa bella armatura. Ah, no, però ci toglie il colpo critico ed eviterei. Potremmo darlo a lui in realtà. Anche a lui. Come sta messa? Potremmo fare un po'. No, è l'unico che non c'ha l'armatura. Beh, potremmo fare che potenziamo lui. E poi a questo gli diamo questa armatura qui. Ok, se adesso sono tutti un pochino più forti. Adesso cerchiamo di non incappare in quei. Salviamo. In quei lupi, perché eviterei proprio. Qua ci sono dei funghi. Ah, guarda, c'è la missione. Attaccare. Attaccare. Anche perché adesso dobbiamo pagare lo stipendio ai nostri amici, per cui. Gli altri non si vedono, eh. Allora, facciamo così. Tu vai qui, tu vai qui. E tu vai qui, ok. Inizierei con lui. Vai qui. Mazzatella. Altra mazzatella. Dobbiamo potenziare. Oh no, al massimo il Ranger perché è fortissimo. Un po' se tu vai qui potresti dargli fuoco o usare questa, ma no, diciamo così va. Qui c'è il leader con il martellino, aia. Ok, ah, aia, oh, basta. Non so se lui. No, non serve a niente. Vediamo un po', prendiamo questo. Non gli abbiamo fatto moltissimo. Questo arciere cammina veramente poco, eh. No, fai questo. Allora, io direi andiamo dentro con questo in mischia. Facciamo così. Prendiamo un po' di punti. E poi curiamo lui. Diamo una mazzatina. Allora, questo con una e poi questo. Ok. Bene, vai qui. Dai, attacca le spalle. Purtroppo non è circondato perché questo non è attaccato. Vai. Olè. Ciao ciao! Una nuova armatura. Chi la diamo? Vediamo un po'. È uguale, armatura. No, non possiamo indossare le armature medie. Non possiamo indossare le armature medie. Questa sì che può, ma. Non ci serve. Ah, questo diminuisce uno l'armatura, però otteniamo guardia più 10% e danno critico del 5, aumenta del 5%. Vedi, guardia riduce il danno dei colpi nemici. Finché l'unità ha dell'armatura. Gli attacchi alle spalle ignorano il 50% di questa riduzione.
Ah, io metterei questa, tra l'altro è bellissima, guarda qui c'ha il pugno corazzato. Bene. E adesso potremmo andare anche qui salvando prima. Potremmo andare a questa torre e vedere chi c'è dentro. Dei banditi di livello 1. Dovremmo eliminarli senza troppi problemi. Sta cosa non mi dispiace, la tua è qui, tu vai qui, tu vai qui. Io direi, iniziamo con lei. Vai qua e usa la tua mega abilità per colpire entrambi. No, non ha preso questo, perché? Sad. Beh, meno male sono livello 1 perché così li eliminiamo immediatamente. Allora, lui sta qui, quindi direi vai con questo. Arcerino. Ma anzi, facciamo questo. Ottima scelta. Se vieni qua. Occhio alla trappa. Oh, salve. Un altro arciere. Vai qui. Ho questo o questa? Tira questo, siamo a giocare a scacchi? Allora, tocca a te. Queste dovrebbero essere le spalle, no? Sì. Eliminato. Galvanizzato. Vai qui. Non riesci a uccidere? Proviamo. Oh, ho sbloccato questa. Gli do fuoco. Ok. Mi dà una cosa, se io vado qui riesco a prenderli tutti e due, parrebbe di sì, vediamo. Doppia uccisione con un colpo volante a girare. Vai, ripara tutti. E Vitlin è salito di livello, ottimo, ottimo, lui è potentissimo. Allora mettiamo doppiamente la destrezza, direi proprio di sì. 14, tiè. Fa sempre più danno. E qui immagino ci saranno robe da aprire con il ladro, esatto, ma non possiamo. Quindi dovremo tornarci. E adesso è ora di accamparci, ma io mi sposterei da qui perché ci sono i lupi. Quindi tipo mettiamoci qua. Oh, così possiamo vedere anche qui cosa sbloccare. Allora, possiamo sbloccare la corsa, che non sarebbe male. Potremmo sbloccare anche le bisacce. Pure questo non è una cattiva idea. Che aumenteremmo il peso che possiamo trasportare. O potremmo sbloccare la spada. Anzi, potremmo sbloccare, non è la spada questa, ma è il pugnale per Vitlin da 7 a 2. Ma
Il cibo ce l'abbiamo, potremmo sbloccare il montone o il polletto. Ah, vedi qui manca uno, ancora questa qui non si è sbloccata. Sono un po' indeciso perché questo serve. Ma anche questo. Perché il nostro vitrin fa malissimo, quindi io direi sì, facciamo questo, va. Abbiamo sbloccato il livello 2 dei misteri e saggezza. Ora possiamo craftare la lectern. E che è? Lo vediamo subito. Fammi vedere un po' cos'è lectern. Questo. Ah, il leggio. E sblocca il mestiere dello studente, dello studioso. Metti insieme i pezzi e le reliquie scoperte nelle tombe degli antichi durante il riposo. Oh, fico. Peccato che non ci abbiamo i soldati per affibbiare questi nuovi mestieri, per cui niente. Il cibo non possiamo farlo, vero? Ci serve il maledetto grano. Beh, allora direi che semplicemente. Aspetta, vi pago. C'è un sacco di carne. Ok, e adesso vi pago. A dormire. A dormire, che adesso dobbiamo tornare in città. Possiamo anche passare dalla signora e portargli. Qui c'è del legno. E portargli 10 unità di legno, in modo da avere una ricetta in più. Mi sto già pentendo di non aver sbloccato la corsa. Però il pugnale ci serve di più perché Vitlin fa malissimo. Ci date qualcos'altro? No. Questa signora che prima non abbiamo visto, no. Allora, però possiamo vendere qui. Possiamo vendere questi due, questi due, questi due. Questo. Non so se venderlo. Sì, va, vendiamo questo. Tu c'hai solo il sale, vero? Compriamo uno di sale. Non mai. Venderei. Beh, uno. Vale. Un soldino. Adesso dobbiamo fare quindi il giro lungo, perché dobbiamo andare dalla signora. Allora, qui non ci andiamo perché altrimenti si incastra come l'altra volta. E non ci va come idea. Comunque sì, prossimo punto conoscenza. Sblocchiamo. Ci abbiamo anche il vino. Sblocchiamo la corsa, eh? Vai, il sentiero è questo. Tra l'altro, adesso possiamo andare a fare queste due missioni. Una volta che torniamo in città. Andiamo a vedere qui. C'è una radura. Cosa c'è qua? Amabili pastori, qui la signora, ok, sì, 10 di legna e ci ha dato la ricetta dello stufato di montone, ma ci serve l'apprendista cuoco che ancora non abbiamo. Vabbè, però ce l'abbiamo la ricetta per quando salirà di livello il nostro personaggio. Cosa c'è qui? Ho visto. Banditi. Salve, fateci salire di livello, va? C'è un bello scontro nei boschi. Abbiamo presi di sorpresa? Sì. Ci
infliggiamo più 10% di colpe di danno. Allora tu vai qui. Yeah, è botta. Fatto malissimo. Potremmo anche ucciderlo, lo sai, guarda, sì. Evitiamo di venire avvelenati, va? E sai che ti dico? Che invece di muovere lui, adesso potremmo muovere lei. Metterla qui. Guarda, una bella spadata a tutti e due, tiè. Mamma mia. 13 punti di danno. Andiamoci qua. Sì, questo è quasi circondato. Fuggite, sciocchi! Che state a fare qui? Hai provato a lanciarmi nella trappola, eh? Ma che persona simpatica. Adesso uccidiamo quest'arciere immediatamente. Ciao. Tu vai qui, ma... Tra l'altro perché tu cammini così poco? Movimento 6. Lei, per esempio... Movimento 10. Movimento 12. 12, questo c'ha veramente poca mobilità. E comunque un pochino di veleno ce l'hanno dovuto dare. Vai qui. Olè. L'arciere ci riprova. Aia. Mamma mia. Immagina adesso che gli faremo il pugnale nuovo. Diventerà una macchina da guerra instoppabile. 26 monete d'oro, non è male. Questo 9 d'armatura. Ripara tutto. Madonna. Veramente ci distruggono le armature in maniera velocissima. Perché questa non la posso mettere? Ah, è la stessa. Ok. No. 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 La vendiamo. Andiamo a prendere qui del legno. Abbiamo spaventati i corvi. Ci sono gli uomini dello sceriffo di Nottingham. E siamo arrivati alla cittadina di Stormcap. Allora, andiamo subito qui. Dateci i soldini che ci aspettano. Grazie. Che altre missioni hai? Difficile, difficile, facile. 95, poco. Media. Ok, prendiamo anche questa media. Eh sì, eccolo qua. Matthias Lund. Tu avevi qualcos'altro? Sì. Beh, potremmo prenderlo. Beh, aspetta. Aspettiamo, che tanto abbiamo altre 27 missioni da fare. Allora, Fabbro. Ciao, amico Fabbro. Allora, ci servono un casino di questi. Ce n'è almeno 13. Però poi ti vendiamo questo. E basta. E adesso andiamo a forgiare qui. Armi. Cos'è? Che mi manca? Le pelli. Maledizione. Allora, andiamo qui. Questo mino è cambiato. Questo non era pelato? Ok.
Già che ci siamo, vediamo un po' se qui la gente c'ha qualcosa. Prenderei un po' più di frutta. Ok. Tu? C'è la ricetta del montone, ma ora non la possiamo fare. Adesso torniamo qui e a forgiare. Mi raccomando, mi raccomando, perché abbiamo solo 3 pezzi di pelle. No, no, che schifo. Allora, sai che ti dico? Ma però destrezza 8, eh? Sai che ti dico? Siccome comunque dobbiamo far salire di livello il fabbro, io direi approfittiamone e proviamo un'altra volta. Tanto in un modo o nell'altro dobbiamo farlo lavorare. Visto che per adesso non abbiamo punti da sprecare in cose. Ah, però meglio dell'altro. Più 9, ok. Boh, basta sprecare cose. Vediamo questo. Ce la sta, vero? Sì. Ok. E questo comunque non è andato sprecato perché abbiamo preso esperienza nella fabbricazione. Ma lo vendiamo, vedi? Spettacolo. Adesso possiamo negoziare le missioni nella lista dei appunto delle missioni. Peccato che abbiamo già preso la missione, quindi possiamo negoziare il cavolo. Fammi vedere il prossimo livello, nuova missione, ci siamo quasi. Prossimo livello, nuova missione, ma manca tantissimo. Crimine e caos. No. Legner, nuova missione. A livello più avanzato. Abbiamo comprato tutto quello che ci serviva? Sì. Tra l'altro io tornerei anche dai cacciatori per vedere sta roba. A che cosa serve? Dove siamo qui? Ah, c'è un mercante, vediamo. Tante volte avessero del grano. No, però hanno questo che effettivamente ci servirebbe. Un po' di vinello. Cos'è sta roba? Un ratto. Oh, yeah. Come i pescerati di Fantozzi? Pesce gatto, pesce cane e il pesce ratto. Vai a dormire. Allora, uno di vino, uno di carne e uno di frutta. Guarda che pasto veramente sostanzioso. Ok. 3 di felicità e direi che possiamo partire adesso. Dove ci portano le nostre missioni? Qui e qui. Ma io andrei qui perché c'è questa missione che sembra interessante. Andiamo a vedere. Poi perché c'è possibilità di sbloccare qualcosa, mentre dall'altra parte abbiamo già sbloccato tutto. Questi mercanti sono quelli che vendono armi e armature. Vediamo un po', magari hanno una spada a due mani. Oh, l'ho chiamata! Bellissimo, spada d'acciaio del cavaliere. Più 7 di forza, costa pure poco. 155, c'è anche questa armatura, eh? Armatura 20. Allora, aspetta un attimo, noi possiamo qui, dalla signora. Subito. E potremmo prendere anche questa armatura 20. Armatura 9. Uff, non lo so. 105. No, no, prendiamo solo la spada. Bisogna tenere da parte i soldini per dopo. Guarda qua. Guarda qua. Però, chiaro, perdiamo Cleave e prendiamo Interception. Che fa Interception? Ti disengaggi dal nemico e carichi in linea retta. Infliggi 7 di danno a tutte le unità sul tuo cammino e infliggi lentezza.
Perché questa è la Longsword e questa è la Greatsword. Vabbè, comunque fa molto più danno. Poi meglio. Siamo stati da 7 a 2. Compriamo uno di questo. Vendiamo questa. Vendiamo questo. Io venderei anche questo che per adesso non ci serve. Lib. C'è del ferro. Ah, ma non eravamo proprio venuti a vedere neanche questi cadaverini qua. Effettivamente avrei dovuto vedere prima di comprarla che abilità aveva. Però va bene anche quella di disengage, perché nel caso beccassimo uno di quelli col martello, ci trovassimo in una situazione un po' schifosa, non è male. E qui parrebbe di sì, in quest'area. Sarà qui. Avamposto delle guardie. Ah, e pensare che dobbiamo accamparci qui per colpa di qualche testa di porco di bandito. Quel maledetto Bertram non si ferma davanti a nulla pur di spaventare i cittadini. Ma poi quando si tratta di affrontare la guardia è tutta un'altra storia. Vedi quella caverna? A nord. Si è nascosto là dentro. Sono 3 giorni e ancora non si è arreso. Bertram sa che non ha scampo. Eppure continua a difenderlo. Eppure continua a difendersi senza sosta. Quindi non ci resta che farlo morire di fame. Ecco perché ho bisogno di mercenari. Non ti conosce e potrebbe persino lasciarti entrare dentro la sua fortezza, con l'idea di poterti convincere ad aiutarlo. In questo modo potresti lavorare per noi dall'interno. Ok, accettiamo. Accettiamo immediatamente. Andiamo a far fuori questo. Questo ora adesso proverà a dire: no, sono loro. Ah, mercenari, si vedi? Ti hanno ingaggiato per uccidermi. Oh, ti prego, non farlo. Non ci piace bullizzare i contadini, ma non abbiamo altra scelta se vogliamo sopravvivere. Sì. Chiaro. È Rovand quello che deve morire. Ti pagherò meglio di lui. No, 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 no. Ah, una volta che se ne sarà andato, i contadini di Diltre non avranno nessuno a difenderli. Certo, poi che fai? Tu fai il mafioso. Ma non penso proprio. Ciao. Ok. Figo. Guarda qui. Possiamo provare immediatamente la nuova abilità. Allora, dove è qui? Uno, due, l'altro dov'è? Qua. No. Cerchiamo di eliminare subito il capo. Uno, ok. Vai, tocca a te. Bye bye. Sgozzato. Come la capra sacrificale. Non ci avviciniamo troppo. Adesso possiamo provare subito la nuova spada. Vediamo un po' chi è il prossimo. Questo. Vediamo. No!
Non abbiamo l'attacco base? Ma come? Usabile dopo due attacchi. No, ma che schifo. Che schifo. Possiamo prenderle tutti e tre in qualche modo? Sì. No, ma fa schifissimo quest'arma. Cambiare immediatamente. Pensavo che avesse comunque l'attacco base. E invece no. Che porcheria. E ho pure venduto quell'altra. Devo beccare... i mercanti di prima. Ottimo. Non ci si crede, davvero. Che porcata di abilità. Vabbè, almeno adesso sappiamo che questa arma non serve a niente. Cioè, guarda, non posso proprio attaccare. Devo usare questo schifo. No, no, non esiste. Non esiste proprio. Stiamo scherzando. 7 di danni, niente. Oh, nuova missione. Arrivate al livello 3 di forza e potenza. Ripara tutto. Oh, che ci dai? Grazie. Grazie. Ho dei soldini. Ho preso l'influenza. Vediamo un po'. Una chiave. Allora, potremmo usarla qui o nel forziere giù. Io andrei a vedere il forziere delle guardie, scusa. Vedere qui che c'è. Un'armatura, ottimo. Più 2 di movimento, più critico. Direi proprio lui. Assolutamente. Questo, niente. Questo, niente. Niente, ok. Dobbiamo vendere questa schifezza, eh? Assolutamente. Qui non possiamo prendervi niente? No. Dimmi che eri tu. No, questi sono quelli che ce l'hanno venduta la spada, vero? Infatti. No, no. Andiamo una birra. L'anguilla è buona, ma non ci serve. Vendiamo l'armatura. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Andiamo a vedere questi ratti, va? Ha detto nuova missione. E qual è? Sarà questa. Eh sì. Vai alla taverna di mamma Orso per incontrarti con i compagni. Ok, però prima voglio andare a vedere qui. Il problema è che non ho un'arma buona per quella. Mannaggia la miseria. Dei mercanti, ma questi sono mercanti normali, non ci avranno niente. Infatti, però possiamo comprare 2 di queste. Ah, qui c'è del legno. Cinque belli. Non male. Ci sono dei signori che ci attaccano. Oh, ok. Non sia mai che droppassero qualche spada a due mani.
preso la trappola in pieno. Abbiamo già eliminato uno, bene. E siamo giustamente galvanizzati da ciò. Oh, fa malissimo. No. Bella sta colonna. Ci credo. Però non può non avere un attacco base. Secondo me è una cretinata, perché comunque ce l'ha. Per quanto stupido, dovrebbe avercelo, invece no. Mi pare proprio poco realistica. Infatti, guarda qua. Non posso fare proprio niente. Vabbè, mi ha fatto 15 di danno. E non possiamo neanche usare il punto conoscenza, perché cos'è questa cosa? Capolavoro. Lo vendiamo. Un'armatura. Mi sa che questa arma. Oh, è questo? Per favore, pietà. Non ci uccidete. Non uccideteci. Magari se lo dico in italiano. Non vi abbiamo attaccato con l'idea di farvi del male. Volevamo solo spaventarvi in modo da farci dare qualche corona. Ho sbagliato, lo so. Ma Gosenberg richiede così tanto tanti soldi per attraversare il confine che non abbiamo avuto altra scelta. Non abbiamo altra scelta che derubare i viaggiatori. Non gli posso dare questo. Potrei dare i soldi, ma 250 no. Hunter's Bow. Però è quello che abbiamo, no? Stavolta controllo. No. Oh sì. Sì, direi di sì. Quindi. Che facciamo? Morte. Abbiamo scelto la morte. Allora, io qui sono un po' preoccupato e salverei, perché quella con la spada non ha un'arma potente, quindi non vorrei che attaccando... No. Che attaccando quei rattoni finissimo male. Questo che fa? Che c'ha? Taurus. Vattene! Sto morendo di fame! Sto per perdere il controllo! Potrei ucciderti! Un ratto con la peste ha mozzicato mio marito quando stava tagliando il legno. E Stromcap ci ha cacciati. Sin da allora è stato difficile trovare cibo a sufficienza per lui. Non ho niente da offrirvi in cambio, ma potreste occuparvi di lui. Ah, vuole che lo uccidiamo? Ho sentito cosa vi ha detto mia moglie. Ha ragione, e lo sai. Oh, ha ragione, lo sai? Alla fine andrò contro di lei. Fai quello che devi. Prefiero morire piuttosto che farle del male. Posso ucciderlo e ottenere del sangue infetto, reclutarlo. Ma aspetta un attimo però, prima di prenderti e sprecare il cibo, posso andare a comprare la fiala con l'antidoto per la peste. Sempre gli stessi. Giusto, dovevamo vedere questa armatura, chi la possiamo dare? No.
Mi sa nessuno, mi sa abbastanza schiappa, eh. Infatti. Niente, vabbè. Dormiamo. Devo sistemare questo casino dell'arma, eh? No, 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 i cinghiali no. Oh, guarda, qui ce n'è un altro. Sono gli stessi o sono nuovi? Dovrebbero essere nuovi. Che fanno? Arrivano qui e tornano indietro? Aspettate, signori. Aspettate. Aspettate un attimo. È la stessa. Leave. Tra l'altro sono gli stessi perché hanno il trinket che gli abbiamo venduto. Ci sono dei cinghiali a cui non vorrei dar fastidio prima di andare a fare la missione. Sono tante cinghiali. Eccola, infestazione di ratti. Gross. Che cacchio è? E fu così che i nostri compagni morirono. Ma che è sta bestia? Che schifino. Allora, qui. Iniziamo con lui, va? Abbiamo quasi ucciso. Cosa, non posso fare nient'altro. Ehi, to pazzo. Ecco, la febbre. No? Toccava a noi? Aia. Vediamo un po'. Ma che schifo. Ma non ho capito perché non ha funzionato. Ok, arciere. Sta a te uccidere sto mega ratto. A lei. Adesso rimangono solo i rattini. Ah no! Mamma ratta è morta e quell'altro i solidi radi. Carcassa. Un cervello. Ah, mi sa che questo lo potevamo scambiare con il farmacista. Le due zannine. Ok. Ottimo, abbiamo sconfitto anche il rattone. Adesso possiamo tornare lì a casa. E questo cos'è? Oh, figo. Guarda che figo. Tra un po' abbiamo anche un punto conoscenza da sbloccare. Vediamo un po'. Qui c'è un signore che vuole passare. Sì, 200 monete d'oro, certo. Qui c'è la guardia. Dobbiamo trovare questo border pass perché sennò il lascia passare, perché sennò dobbiamo pagare 200 monete d'oro. E non è che proprio abbia tutta questa voglia di pagare. Ok, siamo di nuovo alla cittadina. Aspetta. Lì ci sono dei mercanti di armi. Andiamo a vedere. Adesso entrano, però dovrebbero uscire immediatamente. Di qua, no? Sì, vai. No, sempre questa spada schifosa. Leave. Di là ce ne sono altri. Dai, uno di voi può avere una spada decente a due mani, per favore? O ridatemi quella mia di prima.
Sì, adesso dormiamo. Qui? Quanto ci metteranno ad uscire? Vai. Eccola, eccola. Team Strike. Questa forse è pure meglio. No, però questa è spada a una mano, che comunque potremmo usare con... questo. No. Con nessuno, niente. Però c'è questa fighissima armatura. 24. Sì, grazie. Vediamo un po' chi la può mettere. No, non volevo dormire. Volevo fare così e così. Allora, tu non puoi equipaggiarla. Tu non puoi equipaggiarla. Tu sì. Meno 2 di movimento. Però 24 più 10 d'armatura. Tu? Sì, va? E questo no. No. Anche questo può mettere meglio. Ok. Aspetta, andiamo a vendere questo e poi andiamo a dormire. Ah, no, qui. Grazie, 150. E adesso se ci sono... Sì, allora c'è una nuova missione, 130, ma possiamo negoziare. 188, ok. Che altro? No, questo è difficile, niente. Exit. Un attimo dal fabbro. Prendiamo questo. Servono questi. Leave. Exit. Parti. Vai qui, vai qui, vai qui. No, dobbiamo dormire. Bene. Allora, a dormire. Così possiamo terminare qui questo nuovo episodio di War Tales con i nostri compagni ben riposati. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, potete mettere like al video e iscrivervi al canale. E vedremo un po' come procederà la nostra avventura nella contea di Tildren. Riusciremo a trovare una nuova spada? Noi crediamo di no, però... non si sa mai, vedremo un po' se abbiamo un po' di fortuna. Come sempre io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!